Hanno preso il via dalla scuola elementare di Via Marconi i controlli tecnici negli edifici pubblici di Matera decisi all'indomani del crollo avvenuto lo scorso 11 di gennaio. Al sopralluogo hanno preso parte rappresentanti degli ordini professionali del comune e dei vigili del fuoco. Le verifiche termineranno nell'arco di una decina di giorni. Nonostante il quadro della situazione sia già chiaro, ha spiegato il sindaco Salvatore Adduce, in considerazione del monitoraggio sulla resistenza sismica finanziato da una legge dello Stato e già effettuato negli ultimi anni, l'attività di controllo si è resa necessaria per fugare ogni dubbio fra i cittadini. Le verifiche non interesseranno gli edifici privati, anche se i rappresentanti degli ordini professionali sono stati sollecitati affinché avviino un'estesa campagna di sensibilizzazione nei confronti degli amministratori di condomini, con l'obiettivo di effettuare verifiche approfondite sullo stato di salute delle abitazioni, a cominciare da quelle più vecchie e da quelle che nel corso dei decenni hanno subito modifiche di particolare consistenza. Nel frattempo proseguono le indagini della magistratura per far luce sulle cause del crollo della palazzina di Vico Piave. Si indaga anche sull'ipotesi di abusi edilizi, probabilmente regolarizzati solo sulla carta. La pista seguita dagli inquirenti è quella secondo la quale l'edificio collassato improvvisamente avrebbe patito un peso sproporzionato rispetto a quanto poteva supportare quando fu realizzata agli inizi del Novecento.